Per guardare in alto bisogna prima staccarsi definitivamente da chi insegue. È strano questo campionato di eccellenza. Il Montesilvano di mister Antignani perde Maiorani per squalifica, in avanti il duo Petito-Daca con Marrone che scala a centrocampo. L'alba adriatica del tecnico De Amicis punta sull'incisività di Torre, non disponibile Icramellà. Fischia Battistini di Lanciano. Apre le danze il colpo di testa di Petito su calcio di punizione di Marrone. La partita sarà intensa ma non spettacolare. Il lampo ce lo regala Davide Daca, controllo e destro da applausi che vale l'1-0 e il quinto centro in campionato per l'attaccante 2002. Il Montesilvano prova a spingere e lo fa con uno dei suoi uomini migliori. Conclusione di Maloku che si spegne a lato. Risponde l'alba adriatica, gol fantastico di Nicolò Pantoni che prende la mira e supera Mastro Girolamo regalando ai suoi un intervallo in parità. Prima del duplice fischio il portiere di casa si rifà vincendo il duello con Pantoni e neutralizzandolo nell'uno contro uno. Ripresa ancor più frammentata, Branno si accentra e calcia, blocca senza problemi Mastro Girolamo. Proteste prima del Montesilvano per un contatto in area tra Maloku e Di Stefano non fischiato e poi è l'Alba a contestare la scelta dell'ammonizione di Fabrizi per proteste. Al quarto d'ora l'Alba resta in 10 per il secondo giallo inflitto a Fabrizi. Alcune decisioni scatenano l'ira del tecnico Edmondo De Amicis che viene allontanato dal direttore di gara per proteste. Botta volante di Neri che non inquadra la porta sul versante opposto, sponda di tassone per Bassi, verissimo, agguanta. L'Alba in 10 non si snatura, clamorosa palla gol per Paravati lanciato in porta, pecca di precisione il numero 19 entrato al posto di Torre. Appoggio di Petito per Maloku, verissimo, risponde presente. Pericolo dalle parti di Mastro Girolamo sull'asse di Serafino Neri, mancino ciabattato che finisce lentamente fuori. L'ultima occasione capita al mister di casa Davide Antignani, entrato in campo negli ultimi minuti, cross di Bassi e anticipo provvidenziale di Serafino. 1-1 al Galileo Speziale, silenzio stampa per il Montesilvano, ai nostri microfoni c'è l'allenatore Albens Edmondo De Amicis. Sì, sì, un punto pesante, anche se nel computo delle occasioni meritavamo la vittoria, insomma, siamo arrivati 3 volte davanti al portiere sull'1-1. Anche se è stata una partita dura, tosta, cioè quello che mi aspettavo, quello che avevo detto in questi 2 giorni di preparazione alla partita, giocare sulle seconde palle, giocare su queste spizzate, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, nell'occasione del loro gol, ci siamo fatti trovare impreparati perché abbiamo saltato in due sull'avversario, abbiamo lasciato quello che ha fatto gol praticamente, che gli ha passato sotto a, non mi ricordo chi, ha Petito, proprio una stupidità. Quando si parla di particolari nel calcio, questo è un particolare che avevamo studiato in settimana, che non dovevamo fare. Vabbè, ci può stare perché siamo una squadra giovane, però poi abbiamo fatto veramente una grande partita, soprattutto il secondo tempo in 10, come dicevi tu, siamo arrivati 2 volte davanti al portiere, loro mi sembra hanno fatto veramente pochissime queste palle lunghe, per cui grosso applauso ai ragazzi, ma anche mercoledì nella sconfitta di Lanciano sarà stata una grande prestazione, ho ritrovato l'Alba dei vecchi tempi, sono contento, mi dispiace per l'espulsione del capitano, ingenuamente si è fatto ammonire, anche se gli posso dare anche ragione in parte, perché chiaramente se tu non fischi rigore, non era assolutamente rigore, devi fischiare la simulazione per il giocatore del Montesilvano che si è buttato, invece paradossalmente ha ammonito il nostro giocatore. Vabbè, dai, lasciamo stare, perché pure oggi insomma, sono state le cose che non mi sono piaciute, però che devo fare, sembra che ogni volta sto qui a lamentarmi, cioè Quello che succede in campo è sotto gli occhi di tutti, perché grazie a Dio ci stanno le immagini, quindi giudicate voi che cosa devo dire, però rimango molto molto felice della prestazione. Tenete presente che stiamo giocando ogni 3 giorni praticamente, abbiamo recuperato mercoledì, eravamo stanchi in qualche titolare, però abbiamo tenuto botta, abbiamo tenuto duro, grande sacrificio, veramente c'è da elogiare questo gruppo stasera.